Orgoglio Amaranto vuole pubblicamente ringraziare l'imprenditore aretino Massimo Anselmi per l'impegno profuso per i colori Amaranto a partire dalla battaglia totale. In una nota il comitato ricorda come fu suo il primo bonifico che arrivò nel conto corrente nel marzo 2018. Il comitato poi si concentra su questa sorta di esternalizzazione nella gestione del settore giovanile. Adesso attendiamo di capire, prosegue la nota del comitato Orgoglio Amaranto, il perché si sia scelta una società esterna e quali siano i programmi per il settore giovanile degli assegnatari. Organizzazione del settore giovanile, trasparenza, sostenibilità di bilancio e programmazione della società sono infatti fin dalla sua fondazione nel 2010 i principi cardine del comitato Orgoglio Amaranto, nato sulla spinta della tifoseria in seguito alla mancata iscrizione dell'Unione Sportiva Arezzo e che ha da poco compiuto i suoi primi 9 anni di vita. Nel frattempo nella sede del CONI sono stati stilati i calendari del nuovo campionato. Arezzo che debutterà in casa il 25 di agosto contro il Lecco. Come noto, da questo campionato spariranno i turni nelle giornate festive di Natale. Prima trasferta in casa della Pianese, neopromossa in Serie C e alla prima esperienza in un campionato professionistico. Rispetto ai precedenti scontri che risalgono alla Serie D, in questo campionato la Pianese giocherà le partite casalinghe a Grosseto. Poi arriverà ad Arezzo la Juventus Under 23 l'8 di settembre. Vediamo anche quali sono le altre partite interessanti in calendario. Andiamo all'ottava giornata, c'è il big match con quella che viene considerata una delle favorite, il Monza di Silvio Berlusconi. Alla 9ª giornata poi il derby di Siena. Ad Arezzo il ritorno si giocherà il 26 febbraio. Alla 10ª giornata un altro match da segnare in calendario, Arezzo-Alessandria. Nella giornata seguente altro big match in casa della Provercelli. Andiamo fino alla 15ª giornata, derby a Carrara, ritorno il 29 marzo, alla 16ª Arezzo-Novara. Vediamo anche le ultime 3 giornate di campionato, Pistoiese-Arezzo il 1 dicembre, Arezzo-Gozzano l'8 dicembre, il 15 dicembre Renate-Arezzo. Il campionato si concluderà il 26 aprile, l'Arezzo lo farà appunto in casa contro il Renate.